incontro è registrato e nella registrazione diamo quindi il via a questo nuovo appuntamento delle parole per capire l'Europa, il format che vuole parlare di Europa a scuola, condiviso e promosso dall'Eurodare di Torino, Cuneo Vercelli, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Oggi parliamo di Europa e cibo e abbiamo con noi due ospiti, siamo molto contenti che abbiano accettato il nostro invito. E i due ospiti sono il professor Egidio D'Anseo dell'Università degli Studi di Torino e il dottor Francesco Larea della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea. Io partirei dando la parola al professor D'Anseo, che è professore ordinario di Geografia Economico-Politica dell'Università degli Studi di Torino del Dipartimento Cultura, Politica e Società. Il professore è anche vice rettore vicario per la sostenibilità e la cooperazione allo sviluppo e coordina le attività del Green Office dell'Università degli Studi di Torino. A partire dai primi studi di geografia urbana e industriale, i suoi interessi di ricerca si sono dispiegati nel campo della geografia politica ed economica, delle politiche territoriali, ambientali e di sviluppo, e in particolare attualmente si concentrano sulle politiche e strategie locali e urbane del cibo. Ed è per questo che gli abbiamo chiesto di intervenire oggi, insomma, un po', è chiaro che il contesto in un quarto d'ora è molto difficile, professore, sicuramente riuscire a parlare di tutta la dimensione della sua scienza, della ricerca, però qualche modo ci proviamo. Non volevo dimenticare che il professor D'Anseo, presidente della Società di Studi Geografici, co-coordinatore del gruppo di lavoro Cibo della Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, e coordina la Rete Italiana Politiche Locali del Cibo e l'Atlante del Cibo di Torino. Quindi cibo è la parola che in qualche modo è emersa di più. Direi di passare quindi la parola al professore Egidio D'Anseo. Un quarto d'ora, se mi permette, la dovrò interrompere nel caso andassimo oltre, ma insomma, iniziamo pure la sua presentazione. Prego. Grazie, grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Vediamo solo se sì, no, siamo di nuovo da capo. Ecco qua, adesso dovremmo esserci, vero? Perfetto, allora buongiorno a Perfetto, tutti. grazie. Grazie per questo invito, mi fa molto piacere poter condividere con voi alcune riflessioni e ascoltare poi la persona che mi seguirà, che potrà illustrare appunto come la Commissione europea, l'Unione europea, sta affrontando il tema del cibo. Nel chiedermi come partire, mi stavo chiedendo proprio partendo dal cibo con molteplici attacchi, no? Esattamente come quando si fa una ricetta, uno può decidere di partire dagli ingredienti che ha a disposizione, dire vabbè, ho queste cose, che ci faccio? E quindi provo a pensare una ricetta. Oppure potevo partire in un altro modo, guardando il frigo e chiedermi, tenendo conto dei prodotti che erano in scadenza e delle altre cose, programmando i prossimi giorni, che cosa potevo fare con questi prodotti. Quindi, oppure potevo partire da una programmazione, no? Più definita, a una certa età fare una dieta non è mai male, quindi vabbè, partendo da una programmazione più generale provo a definire come attacco, oppure potevo partire come spesso si parte, uno non ci pensa tanto, no? A parte dal languorino che sente, quindi gli viene voglia di qualche cosa, e quindi ho deciso, ho detto vabbè, partiamo da una cosa, il languorino, che cos'è che suscita dentro di me un languorino? I tortelli di zucca che faceva mia nonna. Ecco, mia nonna, che i tortelli di zucca sono famosi tortelli di zucca alla mantovana, ma in realtà questa tradizione si estende anche fino a Parma, di cui mia nonna materna era originaria. Allora, se devo pensare a un piatto che mi mette veramente il languorino, devo pensare a questo. Ma la cosa interessante è che partendo dai tortelli di zucca della nonna, o quello che è il piatto che per voi evoca questo languorino, vi rendete conto di come questo languorino non è soltanto legato a una dimensione puramente nutrizionale, no? Devo nutrirmi, devo mangiare qualche cosa, ma c'è molto di più. Perché
sicuramente connessa alla dimensione di qualche tipo di fame, di bisogno che avvertiamo di nutrizione, ma c'è un bisogno molto più profondo dietro il languorino che mi ha fatto pensare ai tortelli di zucca, perché c'è un bisogno di agganciarmi a un senso di identificazione a livello familiare e rendendomi conto di questo senso di identificazione, a un senso di identificazione culturale più generale. Tra l'altro, guardando i tortelli di zucca, proprio nel pensare, ho detto: proviamo a pensare a fare quell'esercizio che è molto utile, in cui proviamo a chiedersi da dove vengono i prodotti. Allora, la zucca, per esempio, è un prodotto che era già noto fino all'antichità nel mondo greco e romano, anche se le zucche che noi usiamo vengono per lo più dalle Americhe e quindi sono arrivate nel XV, XVI secolo, soprattutto venendo dal Messico. Queste sono la maggior parte delle zucche che usiamo, ma le zucche peraltro erano già conosciute dal mondo greco-romano che attribuivano grande valenza. La pasta, beh, anche questa è un elemento ancora di più del tortelli di zucca. La pasta è un elemento identificativo di una cucina italiana, però sappiamo che la pasta in realtà, un certo modo di usare la pasta viene dal Medio Oriente, è arrivato anch'esso nel mondo greco-romano e solo più di recente è entrato si è configurato come genere alimentare. Ecco, una banale riflessione che sta dietro un piatto che a livello personale e ognuno di noi al suo piatto in qualche modo identificativo ci consente di collegare con dimensioni più ampie. Quindi stavo pensando di partire proprio di qui, quando questa mattina, accendendo la radio, sento una notizia che ho detto: ah no, aspetta, ma qui devo cambiare, perché la notizia che il commentatore faceva era il dibattito che è in corso sia a livello della Commissione europea, ma che poi viene ripreso dai giornali italiani, del fatto che è in discussione un piano di lotta al cancro, e dentro questo piano di lotta al cancro alcuni prodotti come il vino e gli insaccati vengono messi in qualche modo sotto osservazione, viene dato un bollino rosso, insomma, e qui ci sono i titoli, come vedete: vino e cancer plan UE, domani il voto sulla relazione che equipara consumo e abuso. Notate questo sottotitolo molto interessante: appello di filiera per tutelare un prodotto che è, tra virgolette, primo elemento distintivo dell'essere europeo. Parole dell'indimenticato critico d'arte D'Averio. Questa è una frase molto interessante che riprenderò più avanti. Comunque, ho guardato gli altri giornali, come il giornale Stretta su Carne Rossa e Salumi, così l'UE aiuta le multinazionali. E la campagna dell'UE per promuovere una dieta più vegetale ora rischia di penalizzare un settore già provato dalla pandemia. L'appello di Coldiretti: no, i tagli UE a carne, vino e birra. E ancora una notizia che a quel punto mi sono messo a cercare solo di pochi giorni fa: il via libera è arrivato l'8 dicembre scorso, dopo che l'Agenzia Europea per la Food Safety, cioè la sicurezza alimentare a livello europeo, ha approvato dapprima le tarme e le locuste e ora anche i grilli a tavola, e di qui poi altre polemiche. Tutte queste notizie, che ripeto, ho acceso la radio stamattina, la prima notizia era questa, ci fanno capire già il tema dell'importanza Europa e cibo, cioè da un elemento che è così identificativo di noi stessi, di chi siamo, in quale cultura apparteniamo, di quali sono i nostri bisogni, e di come questo si colleghi con degli interventi regolativi che, tra l'altro, vengono per lo più percepiti, almeno da questi titoli, come invasivi rispetto a una cultura. Che cos'è il cibo? Beh, se prendiamo la Treccani, diciamo, il cibo è tutto ciò che si mangia. Questa è una definizione così banale, ma molto importante, perché, per esempio, viene sempre in mente. Avevo letto da qualche parte che da qualche parte della Cina si mangiano anche le amaniti muscarie, che sono tra i funghi più tossici, anche a rischio di essere mortali. E questo vuol dire che in certi contesti, in certi ambienti, la fame era così elevata che ci si è industriati attraverso esperimenti fatti sulla pelle proprio degli altri per rendere quel cibo commestibile. Uno scienziato sociale
dice: non sappiamo teorizzare con precisione cosa sia esattamente il cibo, perché se dobbiamo andare all'essenza, il cibo è questo: tutto ciò che si mangia, tenete conto, tutto ciò che si mangia cambia nel tempo nelle culture. I grilli prima, no? Stanno entrando, entreranno almeno adesso da un punto di vista delle autorizzazioni e probabilmente potrebbero entrare anche dal punto di vista delle abitudini. Però questo scienziato sociale dice: dall'altro siamo abbastanza certi che questo rappresenti un campo, il cibo rappresenta un campo, qui il gioco di parole, che consente di affrontare tutta una serie di tematiche che stanno al cuore delle scienze sociali non solo e delle politiche contemporanee. Questa è una frase molto interessante perché il cibo, partendo dal cibo, noi possiamo toccare una quantità di questioni molto importanti. Pensiamo, altro riferimento all'attualità che ci tiene tra l'altro col fiato sospeso, la vicenda del conflitto Russia-Ucraina che tiene veramente col fiato sospeso tutta l'Europa e tutto il mondo. Beh, non dimentichiamoci che l'Ucraina, oltre alle questioni energetiche, ma l'Ucraina è uno dei granai, così come anche la Russia, del mondo e dell'Europa in particolare. E quindi c'è anche una dimensione molto legata a una politica alimentare. Il cibo. Di fatto, già prendendo l'elemento più essenziale, tutto ciò che si mangia ci fa vedere che il cibo è relazione. Sì, il cibo è qualche cosa, ma è la relazione che si stabilisce col cibo. Il cibo è di per sé relazione. E questa relazione cosa fa? Cioè, il cibo ci mette in relazione con che cosa? Con l'ambiente, con la società, col territorio, quindi con l'ambiente, con l'ambiente esterno, l'ambiente naturale, ma anche tutto ciò che è esterno con gli altri e col territorio, che è quell'intreccio. Noi ricordiamoci che noi in realtà non abitiamo l'ambiente, noi abitiamo un territorio che è continuamente trasformato dall'azione umana. E il cibo è uno degli elementi più interessanti con cui si vede questa trasformazione. E quell'esercizio che dicevo prima, sono molti gli autori che ci fanno proprio riflettere, al dire partiamo dal il piatto di tortelli di zucca per pensare come tutti questi ingredienti sono arrivati sulla nostra tavola e pensiamo al lavoro delle persone che lavorano per produrre e far circolare questi ingredienti. E tra l'altro questo è interessante perché se ci pensiamo bene, il cibo nei discorsi diciamo della gente comune, ma anche nei discorsi più scientifici, anche nei discorsi delle politiche, c'è questa tensione molto forte con la dimensione locale, no? Ci sono molti aggettivi localizzanti, quindi pensiamo alla pizza napoletana piuttosto che al grissino torinese, piuttosto che al panettone milanese, cioè tutti elementi che identificano un cibo con un determinato luogo. Poi ovviamente c'è andare a È capire incentivata questa quanto questa relazione sia vera, quanto sia costruita. In realtà cosa. il cibo da sempre è frutto di un processo di globalizzazione, cioè anzi il cibo è stato tra i primi elementi di scambi anche a lunga distanza. Anzi, il cibo, guardando il cibo e ricostruendo queste catene del cibo, possiamo andare a vedere la complessità dell'organizzazione del mondo contemporaneo, in processi che sono molto diversi e contraddittori tra locale e globale. Da un lato la globalizzazione del sistema alimentare è sempre più spinta, dall'altro ci sono delle idee sballate. Per esempio, l'idea sballata è che il sistema globale del cibo sia quello che nutre la maggior parte. Non è così. Ancora oggi sono soprattutto i sistemi locali del cibo che nutrono la maggior parte delle persone. E questa è una dimensione molto importante da considerare in un'attenzione che la stessa Commissione europea sta stimolando verso pensare al ruolo del locale nelle politiche del cibo, che non vuol dire che non ci sia bisogno di politiche internazionali, politiche europee, politiche nazionali, ma capire che cosa possiamo fare a livello locale per orientare il sistema del cibo. Le tensioni, diciamo, quelle localizzanti sono molto forti, dai vini DOC ai formaggi, pensiamo alla cultura francese, ma anche quella italiana, alla costruzione di elementi identitari attorno al cibo, come la pizza napoletana, patrimonio dell'UNESCO, a come a partire dal cibo si riscopra il territorio, si valorizzi il territorio. Questo avviene in Sicilia, ma avviene dappertutto nel mondo. Certamente in Italia questo è particolarmente forte, qui siamo nella provincia di Torino, è
tutto il lavoro che la provincia in passato ha fatto attraverso i cosiddetti panieri dei prodotti tipici. Però di fatto basta veramente poche riflessioni per vedere come da un lato noi andiamo in un mercato rionale e cerchiamo di capire da dove vengono questi cibi e vediamo che molti vengono da un livello locale, ma allo stesso tempo ci sono relazioni davvero che attraversano, che legano tutte le parti del mondo e che passano attraverso il cibo. E la produzione di cibo è uno degli elementi più forti, più forte impatto nella modalità di utilizzo delle risorse naturali, ma guardate qui pochi dati solo per capire l'importanza della questione, perché le associazioni di categoria si sono tanto scaldate? Perché guardate qui, queste sono le... il saldo positivo delle esportazioni rispetto alle importazioni in Italia nel 2016, tra l'altro il dato è molto cambiato. Guardate, in alto abbiamo bevande alcoliche e aceto, cioè il saldo più positivo della bilancia commerciale italiana è legato all'esportazione di vino. Quindi è chiaro che quel tipo di regolamentazione, che parte da una serie di considerazioni molto importanti, ha a che fare con l'economia italiana. Qui guardate, questi sono i saldi nella bilancia agroalimentare italiana, che tra l'altro è molto interessante questo dato. Vedete, dal 2011 al 2020 si è registrato un progressivo passaggio da un disavanzo a un incremento, cioè l'agroalimentare, che con diversi settori, è quello che contribuisce maggiormente al saldo della bilancia commerciale, quindi è più quello che esportiamo rispetto a quello che importiamo, ma in realtà le relazioni sono molto complesse e articolate. Quindi quando parliamo di cibo colleghiamo una dimensione che è quella individuale delle singole persone e anche culturale, identificativo, con una dimensione economica e con una dimensione anche geopolitica, perché dietro questi scambi c'è una geopolitica del cibo, c'è una geopolitica del grano, c'è una geopolitica del vino, c'è una geopolitica, così come c'è una geopolitica dell'energia. Ecco, io mi fermerei qui, ho toccato alcuni punti, ho voluto toccarli in modo il più possibile leggero, giusto per dare degli elementi di riflessione e aprire la strada al relatore che mi... Grazie professore, è stato davvero molto puntuale ed era esattamente un po' l'inquadramento di cui avevamo bisogno, nel senso che pensare al cibo ci fa venire in mente tante cose, ci ha fatto subito pensare lei al cibo che ci piace, quindi al gusto, ma quello che c'è dietro e queste relazioni del cibo, sia nella dimensione economica e territoriale, ci aprono davvero uno spazio per capire a questo punto che quali possono essere le politiche che riescono in qualche modo a regolarizzare queste relazioni e queste dimensioni. Essendo il nostro contesto vuole parlare di Europa e cibo, la parola all'Europa adesso, e quindi diamo la parola a Francesco Laira, che è responsabile media della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea. Francesco è già stato responsabile media della rappresentanza a Milano della Commissione europea e si occupa adesso di relazioni con la stampa e di comunicazione al grande pubblico, con particolare attenzione alle tematiche agricole e rurali. Francesco, Europa e cibo, il sottotitolo Dai campi alla tavola. Qual è in questo caso proprio la dimensione di relazione tra i campi e quello che ci ritroviamo nel piatto? Buongiorno a tutti, dovreste vedere adesso la mia slide. Grazie mille davvero per questo invito, un tema che è molto interessante, che tocca da vicino anche in particolare il mio lavoro. Quindi mi fa molto piacere essere qui e cercare di dare il mio contributo a questa esplorazione sul cibo. Tra l'altro, l'orario è abbastanza prossimo alla pausa pranzo, lo spuntino, e Abbiamo fatto più o meno apposta. esattamente, quindi la scelta è perfetta. Nella mia presentazione, ho preparato una presentazione, in realtà cercherò di soffermarmi su alcuni degli elementi per dare degli spunti di riflessione, ricollegandomi anche a quello che il professore ha menzionato, spunti davvero interessanti.
Vorrei partire da questa slide in cui ho cercato di presentare in maniera quanto più schematica possibile in realtà le sfide che al momento il sistema alimentare, quindi la produzione di cibo, la distribuzione di cibo all'interno dell'Unione Europea sta affrontando. Come vedete ci sono vari tipi di elementi, di angoli su quali la Commissione si sta impegnando. Per rendere quanto più sostenibile possibile la produzione e il consumo di cibo. Prima si parlava dell'agricoltura come uno dei settori che utilizza più intensivamente le risorse naturali e quindi è doveroso da parte del settore agroalimentare tentare di essere quanto più sostenibile possibile, sia in termini di sostenibilità sociale, ambientale e economica. Nella mia presentazione ho cercato di soffermarmi su due questioni principali. La prima è quanto è sicuro il nostro cibo, il cibo che arriva sulle nostre tavole, e il secondo elemento lo vedremo più avanti, quanto è sostenibile il nostro cibo. In entrambi i casi ho cercato di dare delle indicazioni specifiche su quello che l'Unione Europea in generale, la Commissione Europea in particolare, sta cercando di portare avanti sulla sicurezza. Il primo concetto che vorrei presentare è appunto quello legato all'impianto legislativo. Come voi sapete, uno dei compiti principali della Commissione europea è quello di armonizzare o dettare le regole in vari campi, tra cui anche quello relativo all'alimentazione e alla produzione di cibo. Molto spesso nel campo legato all'alimentazione, l'Unione europea sceglie come strumento legislativo il regolamento. Perché il regolamento? Il regolamento dà la possibilità di identificare regole comuni che devono essere applicate in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. Altri strumenti legislativi, altri tipi di leggi europei lasciano un margine di flessibilità agli Stati. Nel caso della sicurezza alimentare, nel caso della sicurezza dei consumatori anche, si tende a scegliere i regolamenti perché assicurano un sistema più coerente e identico, un quadro legale identico in tutti gli Stati. L'Unione Europea si è data anche un'agenzia che si occupa principalmente di sicurezza alimentare. L'EFSA è stata citata prima a base a Parma. Ci sono poi dei sistemi, questi più longevi o comunque sono in essere da più tempo, di sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. È attivo dal 1979 e questo sistema permette agli Stati membri di bloccare un alimento, un mangime, quindi sia alimento per il consumo umano che anche per il consumo degli animali, che è nocivo. Una volta che le autorità di uno Stato membro trovano un alimento che per varie ragioni non è sicuro per l'alimentazione umana o animale, questo viene bloccato in un paese, automaticamente attraverso questo sistema viene diramato una notifica a tutte le autorità negli altri stati, quindi viene bloccato all'interno di tutta l'Unione Europea. Questo perché, come sapete, l'Unione Europea si basa su un mercato unico, le merci possono, così come i cittadini, possono muoversi liberamente da un posto all'altro. Avrebbe meno senso bloccarli in un paese specifico e non su tutto il resto del territorio dell'Unione Europea. Dal giugno 2014 esiste anche un portale legato a questo sistema d'allarme rapido, dedicato ai cittadini, dove i cittadini possono controllare appunto i richiami, le avvertenze che esistono sui vari prodotti per l'alimentazione. Passo poi all'ultimo punto, il piano è stato menzionato prima, il piano per l'Europa contro il cancro. In effetti c'è una dimensione all'interno di questo piano legato agli stili di alimentazione, agli stili di vita, in cui si parla anche delle possibili rischi che un consumo eccessivo di un determinato cibo può provocare alla salute umana. Quindi anche in questo caso il cibo è strettamente collegato, il nostro modo di alimentarsi è strettamente collegato anche allo stile di vita e alla salute. Sempre su
il legame tra la sicurezza dei nostri cibi e le regole dell'Unione Europea. Probabilmente avrete visto, anzi spero, che abbiate visto questi loghi, queste indicazioni sui prodotti che consumate. È stato menzionato prima, sono dei prodotti che in qualche modo tutelano i produttori e garantiscono i consumatori. Sono prodotti che appunto esplorano quel legame tra il cibo e il territorio. Il primo, il DOP, forse quello più noto, la denominazione di origine protetta, il logo in rosso, indica quei particolari elementi che sono legati strettamente al territorio, per i metodi di produzione, per le materie prime stesse. Tutti i marchi DOP, IGP, STG sono tutelati in tutta Europa e anche all'esterno dell'Unione Europea tramite trattati internazionali. Quindi trovare uno di questi loghi sui prodotti che magari compriamo ci garantisce che questi prodotti sono stati preparati secondo metodi tradizionali garantiti dal consorzio stesso e validati dalle autorità nazionali e europee. E quindi un elemento in più, se vogliamo, di sicurezza per i consumatori sulla qualità e la bontà di questi prodotti. Sulla destra, poi del vostro schermo, vedete anche il logo del biologico. Questo logo contraddistingue tutti i prodotti che possono essere considerati biologici. Esiste un regolamento europeo su il biologico che determina esattamente quali prodotti possono utilizzare il logo e essere chiamati biologici. Se l'avete notato, e se non l'avete notato, fateci magari caso la prossima volta che andate in un supermercato. Sotto il logo del biologico viene anche indicato anche l'autorità che ha certificato questo prodotto. Di solito in Italia trovate IT, la sigla IT, che indica che è stato certificato. Francesco, non ti sentiamo più. Potrebbe essere un problema di collegamento. In realtà mi spiace molto perché è molto, molto interessante questo excursus. Se puoi provare a ricollegarti, non so se è caduta la connessione. Ne approfitto mentre aspettiamo che entri il professor, il dottor Laera, per chiedere in qualche modo al professor Dansero questa dimensione del produttori versus consumatori. Mi è un po', insomma, così, sembrata sempre che ritorna in qualche modo, sia nel suo aprire l'intervento quando ha citato alcuni degli articoli che compaiono, sia un po' in tutte quelle parole che si sono spese fino adesso. A volte sembra che la battaglia, se così possiamo chiamarla, tra accuse reciproche sia un po' tra la tutela dei consumatori e la tutela dei produttori. In che senso questa relazione? Beh, sicuramente può essere vista come una tensione che per certi versi c'è. In realtà dipende molto da come impostiamo e come vediamo la cosa. La politica agricola europea è la principale voce del bilancio comunitario e non è partita come una politica alimentare, ma è partita come una politica, sì, per garantire una sicurezza alimentare in senso generale e una politica di sostegno all'agricoltura. Molte delle misure che sono state, che io avevo citato e di cui stava parlando il dottor Laera, sono più legate a delle questioni alimentari, no? E quindi sono i due punti di vista, se ci concentriamo sulla produzione di cibo, sul consumo. Teniamo conto che però tra il produttore e il consumatore, o per riprendere il nome della strategia alimentare, no? Dal campo alla tavola, from farm to fork, ecco, e beh, c'è
ci sono tanti elementi. Il sistema del cibo è molto complesso e articolato, anzi, i sistemi del cibo sono molto complessi e articolati. E quindi, rispetto al produttore, c'è un problema di giusta remunerazione dei produttori. Ci ricorderemo spesso la questione, non le proteste, non solo dei produttori di latte, che ritenevano che fosse quasi più conveniente versare e gettare via il latte che non mettono sul mercato come segno di protesta rispetto ai prezzi che vengono stabiliti. Dal punto di vista del consumatore, c'è il problema del garantire di avere accesso a un cibo sano, sicuro, disponibile per tutti. C'è anche se vogliamo riprendere lo slogan di Slow Food, buono, pulito e giusto è per tutti, ecco, e non soltanto per chi si può permettere un cibo di qualità. Io nel frattempo ho visto che forse il dottor Laera. Era rientrato, l'ho visto anch'io, lo sto monitorando sui partecipanti, ma probabilmente ha avuto di nuovo dei problemi perché non lo vedo più. E quindi in realtà attendiamo che possa ricollegarsi non Sì. appena lo rivediamo. E se nel frattempo chiedo se ci sono da parte delle classi collegate già delle domande o delle richieste, in particolare a quella che è stata la presentazione del professor Dansero. Così che possiamo in qualche modo già approfittare di questo tempo per approfondire alcune parti e nell'attesa che si possa ricollegare Francesco Laera dalla Commissione europea. Ci sono delle domande? Intanto, magari se c'è qualche domanda, volevo solo completare il Vada, prego, prego. ragionamento per dire che comunque è in corso un processo sempre più forte per avvicinare produttori e consumatori, avvicinarli sotto diversi punti di vista. Da un lato, se volete, c'è tutto il tema della filiera corta, del cosiddetto chilometro zero, che si pone esattamente questo obiettivo, avvicinare il produttore e il consumatore. Ma l'avvicinamento al produttore e al consumatore avviene comunque attraverso una maggiore informazione per il consumatore rispetto da dove arriva il cibo, come viene prodotto, sia da un punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie, ma anche dal punto di vista delle condizioni ambientali, della tutela dei diritti dei lavoratori. Tutto questo che avviene attraverso l'informazione che viene fornita al consumatore e tutto il tema della tracciabilità della filiera agroalimentare è anche un modo per avvicinare produttori e consumatori. Una delle questioni chiave che la Commissione europea ha già da qualche anno cerca di affrontare, ma in generale è che la fiducia dei consumatori nel sistema del cibo si è fortemente ridotta nel tempo. E quindi questo bisogno di tutela, di intervento che prima il dottor Laera ha evidenziato, è un bisogno molto importante perché ci vuole poco perché una frode alimentare o dei problemi sempre legati all'alimentazione derivante magari anche da problemi, pensiamo alla vicenda della peste suina proprio di questo periodo, no? Quindi una vera e propria pandemia per quanto riguarda la specie suina che però ha delle ripercussioni per quanto riguarda l'alimentazione e non parliamo di malattie che si possono trasmettere all'uomo, però comunque hanno dei riflessi. Tant'è che quindi c'è da un lato un avvicinamento tra il produttore e il consumatore, dall'altro c'è un avvicinamento tra un'idea di salubrità per l'uomo, ma anche per gli animali e per l'ambiente. Il concetto di One Health cerca di comprendere questo. Queste sono alcune tra le sfide che coinvolgono, diciamo, e stimolano le politiche del cibo. Mi ha fatto anche riflettere l'avvio della presentazione dove diceva che i regolamenti sono un po' la forma giuridica che l'Unione Europea ha scelto proprio per tutelare maggiormente. È vero che spesso si sente parlare di alcune frodi alimentari o di alcune dimensioni di rischio. Laddove però proprio perché ci sono dei regolamenti molto stretti è importante riconoscere i limiti di chi in qualche modo cerca di evitarli o di bypassarli o laddove ci sono delle frodi, il riferimento è comunque forse a una legislazione abbastanza stringente da poter identificare tutto quello che è
fuori legge in qualche modo, e quindi ho pensato che proprio una legislazione più stringente, quale quella dei regolamenti che obbligano di default tutti gli stati membri e tutte le realtà produttive del territorio a rispettarlo, sia sicuramente indispensabile da questo punto di vista, proprio per tutelare maggiormente il consumatore. Certo, questo è, diciamo, è uno degli ambiti di maggiore intervento regolativo da parte della Commissione europea. La particolarità del tema del cibo è che ognuno di noi è un attore delle politiche del cibo, ognuno di noi in quanto consumatore, tant'è che molte spinte alle trasformazioni del sistema del cibo sono derivate proprio dall'azione dei consumatori. Pensiamo ai vari movimenti del cibo, da Slow Food, per citare il più noto a livello italiano, che ha anche una dimensione internazionale, o ai gruppi di acquisto, cioè sono azioni di consumatori che partono da una riflessione attorno al tema del cibo e determinano una spinta, no, piuttosto forte. D'altra parte, se consideriamo lo spazio che all'interno della grande distribuzione hanno i prodotti come il biologico, i prodotti di qualità, i prodotti del territorio e anche i prodotti del commercio ecosolidale, beh, questo fino a 10-15 anni fa non avevano spazio sugli scaffali. Oggi lo spazio sugli scaffali destinato a questi prodotti è in continuo aumento. Tra l'altro, già prima della pandemia, nella fase di crisi, la crisi economica aveva indotto anche in Italia una riduzione nel consumo dei prodotti alimentari, ma in questa riduzione dei consumi dei prodotti alimentari era aumentata comunque la domanda di cibo bio, di prodotti di qualità, di prodotti del territorio, di prodotti del commercio eco. Cioè i consumatori, la parte dei consumatori che hanno una posizione più riflessiva e critica nei confronti del cibo, aumenta sempre più forte. E di qui l'importanza anche di una corretta informazione da parte del consumatore, perché se andiamo a vedere quali sono gli attori di una politica del cibo, beh, c'è il mercato di per sé che funziona, fornisce cibo in quantità e qualità sempre più grandi, però il mercato da solo non basta, nel senso che il mercato, se andiamo a vedere, il mercato ci spingerebbe a, non so, a consumare sempre più merendine, per dire, o sempre più prodotti. Quindi c'è bisogno di un intervento che passa attraverso l'educazione alimentare, la crescita di consapevolezza, perché i consumatori riorientino le proprie scelte verso, per esempio, modelli e stili di vita più salubri. Qui vedo Quello che è che rientrato Francesco Lara, eccolo con la ripresa della presentazione. Nel frattempo, Francesco, è arrivata una domanda da Daniel Del Giolitti che chiede maggiori dettagli sul portale del consumatore. sì, mi Francesco, scuso ci per pensi? il piccolo problema di connessione. Sì, sulla domanda, infatti sono tornato su questa slide, ho visto la domanda nella chat e un portale disponibile in questo link. Poi metterò ovviamente a disposizione questa presentazione in modo da permettere a tutti di accedere anche a questo link. E un link in cui si hanno le informazioni su tutti i prodotti che hanno subito dei sia la parte relativa al mercato unico, quindi tutta l'Unione Europea, oppure determinate zone geografiche. Cliccando sull'Italia, per esempio, si hanno accessi a tutti quei richiami che sono presenti sul territorio nazionale di alcuni prodotti o alcuni materiali all'interno di prodotti per cui questi prodotti sono ritirati dal mercato o comunque sono oggetti di richiamo. È presentato in maniera tale da permettere a chiunque davvero di avere una visione d'insieme su quelli che sono gli prodotti che sono appunto richiamati per varie ragioni. E serve ancora di più a rendere trasparente quelle che sono le informazioni sui prodotti. Il professore Tansero prima parlava giustamente dell'importanza dell'etichetta. Questo mi permette di andare avanti
velocemente, perché visto che il tempo purtroppo sta finendo, su quelle che sono alcune delle regole. Nel 2011, appunto, un altro regolamento, come dicevi prima, Alba, sulla la forza dei regolamenti, un regolamento impone una serie di regole, di informazioni obbligatorie che devono essere presenti sull'etichetta. L'avrete sicuramente visto nella vita quotidiana, per esempio anche nei supermercati, al banco gastronomia c'è sempre un elenco dei prodotti allergeni che sono presenti nei cibi preparati. La stessa cosa nei ristoranti, nei bar, è diventata obbligatoria l'indicazione sugli allergeni, sia nei prodotti preparati che anche sulle etichette dei prodotti confezionati. Sono marcate in grassetto, appunto perché devono risaltare e attirare l'attenzione dei consumatori. Sono presenti ovviamente le informazioni nutrizionali da diversi anni. Questa è una caratteristica dell'Unione Europea. In altre zone del mondo queste informazioni non sono presenti e anzi a breve, lo vedremo più avanti se ci sarà il tempo, quest'anno la Commissione presenterà una riforma delle informazioni nutrizionali in modo da permettere, oltre a quelle esistenti, anche degli strumenti per dare maggiori informazioni ai consumatori sull'impatto che il consumo di quel prodotto può avere sullo stile di vita e di alimentazione che si è scelto. Sono presenti informazioni obbligatorie sull'origine per le carni fresche, anche questo potete verificarlo al Banco Gastronomia dei supermercati. Ci sono poi, è previsto che gli stessi requisiti in materia di etichettatura siano validi per le vendite online, la vendita a distanza o l'acquisto in negozio. Per alcuni prodotti è previsto, non per tutti, se posso aggiungere purtroppo dal mio punto di vista, però su molti prodotti è presente l'indicazione di origine almeno dell'ingrediente principale, quindi il consumatore può avere un'informazione aggiuntiva sui prodotti che compra al supermercato. Per quanto riguarda la sostenibilità, poi vado subito in chiusura, volevo parlare brevemente del piano d'azione Farm to Fork, che è stato menzionato appunto dalla professoressa D'Ansero, dal produttore al consumatore nella traduzione italiana, o meglio ancora dal cibo alla tavola, come anche il titolo di questo incontro, forse traduzione anche più efficace. Giusto per dire quali sono alcuni degli interventi previsti da questo piano d'azione. Sono questi quattro principalmente che hanno un impatto sulla salute del cibo che mangiamo, sulla bontà del cibo che mangiamo, un impegno a ridurre i pesticidi del 50% entro il 2030, ridurre anche l'utilizzo di fertilizzanti lavorando sulla perdita di nutrienti del suolo, ridurre del 50% anche l'utilizzo di antimicrobici per gli animali di allevamento e acquacoltura, quindi meno interventi da questo punto di vista per gli animali, quindi mettere in essere delle forme di allevamento che siano più rispettosi anche del benessere degli animali e più biologico. Si parla di aumentare la superficie agricola di almeno il 25% e questo obiettivo è stato poi ripreso da un documento successivo, un piano d'azione sul biologico in particolare, che interviene da due punti di vista. Uno, aumentare la produzione del biologico e dall'altra parte aumentare anche il consumo del biologico, quindi anche con azioni di informazione del consumatore, anche per sensibilizzare, se vogliamo, il consumatore all'acquisto di prodotti biologici. Qui vediamo all'interno appunto della strategia Farm to Fork, vediamo anche il terzo bullet point, le informazioni nutrizionali obbligatorie sulla parte anteriore dell'etichetta. Adesso su tutte le etichette troviamo i valori nutrizionali sul retro. L'idea di base di questa proposta che verrà presentata quest'anno dalla Commissione europea è quella di inserire anche delle informazioni quanto più chiare possibili
per il consumatore su appunto, l'apporto nutrizionale che quel prodotto reca. Ora, su questo ci sono varie scuole di pensiero, varie proposte anche da parte di alcuni stati membri. Alcuni stati preferiscono il famoso sistema a semaforo, con una gradazione dal rosso al verde, passando per l'arancione giallo, in cui ogni prodotto è categorizzato con una lettera dell'alfabeto, da A più dannosa, se vogliamo, a E meno dannosa per il nostro consumo. Altri paesi, l'Italia in particolare, propone un sistema diverso che prenda in considerazione anche la razione giornaliera consigliata per ogni categoria di prodotto, in modo da dare un'informazione, se vogliamo, che bilanci l'impatto sulla salute e anche gli stili di vita, gli stili di alimentazione che abbiamo scelto, in modo da poter permettere ai consumatori una scelta quanto più informata possibile. Ancora, indicazioni di origine e sostenibilità dei prodotti alimentari. Queste sono due indicazioni che al momento mancano sull'interezza dei prodotti. L'origine obbligatoria la si vuole rendere obbligatoria per alcune categorie di prodotti, quindi non siamo ancora a una misura, se vogliamo, universale. Nel 2024 invece si verrà proposta una etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari. Cosa voglio dire? Per ogni prodotto alimentare verrà considerata anche l'impatto sull'utilizzo delle risorse naturali necessarie per la produzione del determinato prodotto. Ancora una volta si vuole percorrere la strada di dare quante più informazioni possibile al consumatore, per permettere di fare una scelta che sia informata e coerente con la scelta di alimentazione, gli stili di vita che si vogliono considerare. Chiudo qui la mia presentazione. Sarà possibile, come dicevo, Ma mi sembra, vedevo le domande in chat, ti chiedo ancora qualche minuto, perché innanzitutto l'ultima slide secondo me risponde alla domanda della Quinta del Giolitti, che chiede se in Europa si sta pensando una certificazione che consideri aspetti di produzione sociale e ambientale. Ho visto che insomma le prospettive da qui al prossimo futuro qualcosa in più lo stanno mettendo in cantiere. Mentre ancora Davide della Terza I del Gioberti invece ha la domanda sulla quale si era parlato prima: se la fiducia dei consumatori si è ridotta a causa della peste suina e di altre malattie del veleno animale, o se ci sono altre cause. Davvero la fiducia dei consumatori è più bassa, e quanto ha inciso in qualche modo sia il caso della peste suina o il caso di altre malattie portate dagli animali? Chiaro, se posso rispondere a questa seconda domanda, è innegabile che le sofisticazioni alimentari e le frodi alimentari abbiano un impatto negativo sulla fiducia dei consumatori, in particolare su alcuni prodotti. La strada che appunto la Commissione ha deciso di percorrere è quella, da una parte, di vietare le pratiche che sono che possono portare un danno, se vogliamo, possono avere un impatto negativo sulla salute sia dei consumatori, dei cittadini, ma anche degli animali, sul benessere degli animali. E l'altra, quella di rendere quanto più trasparente possibile le informazioni sul prodotto tramite le etichette. Allora, le frodi ovviamente sono attività illegali, illecite, e quindi vengono contrastate a tutti i livelli, dall'europeo fino al locale. Ci sono delle regole per non solo dei sistemi di allerta o dei controlli periodici che vengono effettuati a campione sulle merci, anche sul benessere degli animali, sui sistemi fitosanitari all'interno dell'Unione Europea. Le regole sono sempre più stringenti, periodicamente vengono le stesse regole sull'utilizzo di alcuni prodotti, additivi, conservanti, vengono costantemente monitorate. Di recente
un conservante è stato messo al bando all'interno dell'Unione Europea, appunto per opera dell'EFSA, che regolarmente controlla, verifica se la legislazione esistente è ancora aderente alla realtà. È vero che l'industria alimentare e agroalimentare ha raggiunto in alcuni casi dei sistemi di sofisticazione abbastanza complessa, di qui l'esigenza di rendere quanto più trasparente possibile le informazioni. Anche su prodotti meno complessi, la fiducia dei consumatori, a mio parere, si conquista non solamente tramite le regole, ma soprattutto tramite appunto la trasparenza sulle informazioni. Ancora una volta, fate. Salva, scusami solo, visto perché guardo veramente con apprensione l'orario, è tantissimo quello che secondo me potremmo ancora dire. Mi premeva poter chiedervi di rispondere all'ultima domanda, e cioè se è possibile avere un dato su quanto i consumi alimentari in Europa o in Italia si basano su sistemi produttivi locali e quanto globali. Prima il professor Dansero parlava proprio delle dimensioni territoriali. Ci sono dei dati in questo senso? Professore, lei ha dei dati in questo, cioè, lo so, mancano davvero 3 minuti, ma secondo me era molto interessante. I dati su, scusi, non ho sentito. Quanto consumo alimentare in Europa o in Italia si basa su sistemi produttivi locali e quanto su sistemi produttivi globali? Lei aveva accennato al fatto che è aumentata la dimensione di consumo di prodotti locali. Allora, il dato non è semplice, io non ce l'ho, probabilmente c'è da qualche parte, però quello che c'è è una questione di rappresentazione, nel senso che in questi giorni stiamo lavorando con dei colleghi di diverse parti dell'Europa a un bando europeo che si chiama African Food Cities, che è il ruolo delle città africane nell'orientare il sistema del cibo, che segue degli altri bandi analoghi per le città europee. In diverse città africane, la maggior parte del cibo, da studi fatti, viene da filiere locali. Okay? Come avveniva un tempo, anche da noi, anche se il cibo già movimentava relazioni a scala molto distante. Oggi si assiste a una rivalorizzazione del ruolo del locale anche nelle città, diciamo, europee o no, nordamericane, in modo differente. Da un punto di vista quantitativo, l'elemento quantitativo è probabilmente minoritario. È chiaro che il 95% del cibo viene da filiere sovralocali, però il significato che ha la produzione locale cambia molto se noi consideriamo temi come il consumo di suolo e la costruzione di economie di prossimità. Anche nella fase, per esempio, dell'emergenza sanitaria, in molti casi le filiere locali, diciamo nel dialogo con le filiere sovralocali, sono riuscite a garantire meglio una resilienza una resilienza alle città. Ma in ogni caso, tra l'altro, proprio su spinta della Commissione europea, c'è una crescente attenzione a considerare il ruolo che le città hanno nel riorientare il sistema del cibo. Parlare di politiche locali del cibo non vuol dire parlare di politiche del cibo locale, cioè c'è il cibo locale, ma c'è il ruolo che a livello locale le città e i territori possono fare in sinergia con gli altri livelli, per esempio sull'educazione alimentare, sulla corretta informazione ai consumatori, sui mercati rionali, sul recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, la lotta allo spreco alimentare. Certe cose si possono fare molto più efficacemente a livello locale che non ad altre scale, nel quadro di una regolamentazione europea. Bene, allora io vedo che sono arrivate le 13, dobbiamo chiudere sapendo che molte classi si devono spostare, insomma, in qualche modo su un'altra lezione. Forse la risposta per il Giolitti, la quinta A del Giolitti, non è sufficiente perché dicono in chat, pensavamo una certificazione che integri gli aspetti in realtà sociali, ambientali e quindi non conosco una certificazione che garantisca più aspetti. Io chiederei eventualmente a Francesco, proprio all'ultimo minuto, se esiste questa certificazione, se ci sono prospettive, e poi chiuderei. Sì, grazie. No, non esiste al momento a livello europeo una certificazione integrata. Farà parte della proposta che verrà presentata nel 2024.
per la complessità di avere informazioni chiare, semplici in un'etichetta unica. Però non, al momento non esiste. Perfetto, io ringrazio davvero tantissimo, è stato molto interessante. Ringrazio il professor Dansero, ringrazio Francesco Laira per la loro capacità intanto di condensare una tematica, un argomento così vasto e in qualche modo ringrazio tutte le studentesse, gli studenti, le professoresse, i professori collegati con noi e insomma, come si dice, stay tuned, rimanendo in contatto per i prossimi appuntamenti con le parole per capire l'Europa. Grazie anche alla professoressa Belluati che è stata collegata da parte dell'Università degli Studi di Torino che ha condiviso con noi l'organizzazione e in particolare anche insomma, i contatti con i relatori. Credo che ci stiamo affinando, io vedo veramente dei relatori che in qualche modo considero eccezionali perché la capacità di condensare in pochi minuti e di in realtà parlare in una dimensione online alle scuole superiori mi sembra che in qualche modo sia puntuale la loro capacità di poterlo fare. Ringrazio davvero tutte e tutti e al prossimo appuntamento. Grazie a te Alba e Grazie. grazie a Grazie. tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci.